è scoppiata una bomba nucleare quest'oggi, perché è notizia fresca fresca di oggi che Microsoft ha acquisito Activision Blizzard per la modica cifra, due spiccioli, di 68 miliardi all'incirca, perché si parla di 67,7,8, non è importante i virgola, anche perché quando spendi quella cifra penso che non cambi più di tanto sull'ammontare. Comunque, che dire, un'acquisizione veramente grande. Io non ricordo nessuna acquisizione di questo calibro, sia come importanza nel settore, sia come soldi, sia come valore monetario, in poche parole. Ma Microsoft con questa acquisizione cosa si è accaparrata? Diciamo qualche nome, per esempio Crash Bandicoot, un certo Spyro, un certo Call of Duty, che cavolo, non è male, Diablo 4, il prossimo Diablo, stavo dicendo World of Warcraft, cioè un titolo che sì è su PC al momento, però in un futuro potrebbe arrivare anche su console, chissà, chissà. Però comunque titoli di un certo valore sul mercato, titoli molto importanti. Ah, dimenticavo, un certo Candy Crush, che per quanto a me personalmente non importa, se parliamo di soldi, Candy Crush ne fattura tantissimi, perché comunque è tanto giocato. Questa acquisizione, diciamo che distrugge un po' Sony, un po' sì, è chiaro, inevitabile che Sony dopo questa cosa deve rispondere al più presto, perché qua veramente se si va avanti di questo passo, adesso io la sparo grossa, ma per parlare, ma si può rischiare un monopolio del settore, perché dopo insomma i vari studi acquisiti, tra cui ZeniMax, ecco, poi Bethesda, poi Activision Blizzard, cavolo, alla faccia, e il prossimo chi sarà? Tra l'altro si parla, anzi è quasi confermato, che questi giochi futuri arriveranno dal day one su Xbox Game Pass, quindi ammazza, già i Game Pass è un servizio stratosferico, ci aggiungiamo anche questi titoli di un certo calibro e diventa imprescindibile, anzi lo era anche prima, parliamoci chiaro. Quindi che mossa. Però io mi aspetto, felice di essere smentito, un aumento del prezzo di abbonamento, perché dopo tutte queste manovre vuoi che l'abbonamento non aumenti di quei 2, 3, 5 euro? Non lo so, perché ormai la ciccia è tanta e potrebbero anche azzardare questo aumento, che io pagherei, perché cioè ci offrono comunque tanti bei prodotti al day one, perché ormai sono tante le case di sviluppo in mano a Microsoft, quindi tanti giochi al day one. Cosa vuol dire? Spesa minima, non li compri tu, cioè non li compri con magari non so, un gioco, per dire, al day one ti costa 70 euro se ti va bene, quindi per quei 13, o se c'è l'aumento anche solo 15 euro al mese, va benissimo, va strabene, è un risparmio che sinceramente schifo non mi fa, ma penso che non faccia schifo a nessuno, anche se io sono un grande amante del supporto fisico, infatti i giochi che mi piacciono poi me li recupero a prezzo magari a prezzo più basso in fisico, quindi per me comunque è un gran risparmio il Game Pass e questa tipologia di servizio.
in più questa acquisizione fa sì che Activision Blizzard, soprattutto Blizzard, riesca a uscirne in modo, diciamo, non pulito ma quasi. Nel senso, sappiamo che Blizzard è stata nello scandalo per diverse questioni, che ora non sto a spiegare perché ci sono tanti video fatti bene, tra cui Crystal, per dire, uno youtuber molto bravo, quindi ve lo suggerisco. E grazie a questa cosa, diciamo che cambiano un po' tutte le gerarchie aziendali. Di conseguenza, cosa succede? Succede che cambiano i capi, cambiano le persone e la facciata un po' si ripulisce. Le persone tendono a dimenticarsi di quello che è successo, non del tutto, però insomma, parliamoci chiaro che è una bella, come dire, è una bella lavata, ecco, di base. Quindi ottima cosa, anche perché sappiamo che Microsoft nei studi di sviluppo lavora bene, lavora molto bene, soprattutto in questi ultimi anni. Di conseguenza si può creare un ambiente sereno e tranquillo, che è quello che ci voleva a Blizzard. Anche perché se nessuno acquisiva Blizzard, i prossimi giochi che sarebbero usciti sarebbero stati un po' boicottati dopo quello che è successo. Con questa manovra invece le cose vanno diversamente, quindi incredibile ma vero, è successo quello che nessuno credeva potesse succedere. Chi si immaginava che Microsoft acquistasse Blizzard, anzi Activision Blizzard? Io non me l'aspettavo, devo essere sincero, anche se comunque c'è da dire che Microsoft dal canto suo ha una barca di soldi, e questo è innegabile, molti più di quelli che ha Sony. Di conseguenza per loro è molto più semplice acquisire, anche perché hanno i fondi per farlo. Però non sempre tanti fondi vuol dire facilità, perché se, ok, tu acquisti, però se poi fallisci e non sai gestire, vai in bancarotta anche presto. Invece Microsoft in questi ultimi anni si sta dimostrando molto brava in queste situazioni di gestione, molto molto brava, fa lavorare bene i team con calma, li supporta, e con Game Pass hanno fatto il botto. Adesso che c'è da dire? Aspettiamo una risposta da Sony, che forse arriverà, forse no. In teoria questo progetto Spartacus però a questo punto non basta, anche perché Microsoft sta acquistando a destra e manca, mentre Sony è abbastanza ferma al momento, forte della sua preponderanza sul mercato, però adagiarsi sugli allori a volte non porta bene, anzi, semmai il tempo ci ha sempre dimostrato il contrario. Ragazzi, alla prossima!